Non avrei mai pensato che suonare un campanello potesse farmi tanta paura. Sei tornato al cinema, sei tornato a Venezia. Come questa nuova esperienza? È emozionante come sempre. Nel frattempo sono invecchiato di 7 anni, quindi sono un po' più tranquillo. No, sono contento. Soprattutto perché è un film piccolino, quasi fatto in casa, con ragazzi giovanissimi. Sono contento tanto per loro, soprattutto. Raccontami di questo film. Nasce da una storia vera che inizia tanti anni fa. Nel 1997, quando ero un fumettista agli esordi e nessuno mi conosceva, ho ricevuto una lettera scritta a mano su carta da un ragazzino di 14 anni che mi diceva che se gli avessi mandato un mio disegno, uno schizzetto, diceva lui, sarebbe stato il ragazzo più felice del mondo. Lo condannerai a morte. Del resto tutti dovremmo morire. Aprile 2017, su Facebook, un altro fumettista, mio amico, mette una fotografia che ha appena scattato a una lettera che ha ricevuto il giorno prima da un ragazzo di 14 anni che gli dice che se gli mandasse un suo disegno sarebbe il ragazzo più felice del mondo. Ed è la stessa lettera, cambiano alcune parole però. E io mi metto allora a chiedere ai vari autori fumetti che conosco, e adesso ne conosco tanti, se hanno mai ricevuto lettere simili nel corso degli anni. E ne trovo un'infinità. Quindi decido di fare un documentario dove io parto alla ricerca di questa persona che da 20 anni finge di essere un ragazzino. Nella mia testa c'è che nella scena finale io prenda un bus con tutti gli autori fumetti ai quali lui ha scritto, li porto a casa sua, ma non per fargli, sai, tipo, ah, ti abbiamo scoperto. No, una cosa buona, cioè portare tutti i suoi autori preferiti da lui e fargli passare un giorno stupendo dove tutti gli fanno tutti i disegni che lui vuole senza che abbia più bisogno di nascondersi. C'è una persona della quale conosco nome e cognome, che da tantissimi anni finge di essere un ragazzino.